Da quest'anno è partito anche il Johagau, che praticamente sarebbe un'ora di, diciamo, di avviamento alla danza hip hop per i bambini dell'ultimo anno di asilo e di prima elementare. E anche qui abbiamo, diciamo, stiamo riscuotendo un buon successo, perché ci sono già una decina, 15 bambini. I valori della cultura hip hop sono peace, love, unity, having fun. Durante i corsi di hip hop i ragazzi impareranno appunto a collaborare tra di loro, a rispettarsi anche quando uno magari è più vergognoso e non riesce a ballare, ad esprimersi al meglio, tutti gli altri gli batteranno le mani a tempo di musica per incitarlo. E in più il divertimento. Sì, sì, il cambiamento è tanto. I ragazzi che si avvicinano al mondo dell'hip hop alla fine dell'anno hanno prima di tutto un cambiamento fisico, diventano più elastici, diventano più dinamici e diventano più coordinati. E in più anche un cambiamento caratteriale, perché attraverso la danza imparano ad esprimere loro stessi, quindi anche i caratteri più introversi riescono ad aprirsi un po' di più. Quindi sì, sia a livello fisico che a livello psicologico il cambiamento è grande. Per i bambini piccini secondo me l'hip hop è importante, o comunque la propedeutica della danza, perché imparano, oltre a stare in gruppo, a collaborare come gruppo, imparano anche a muoversi, imparano diverse cose motorie che sono al di fuori della quotidianità, movimenti nuovi.